Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex. Allora, siamo ancora qui su Final Fantasy XVI, però siamo sempre ovviamente in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso di portare anche il pass espansione. Quindi qui siamo sul primo DLC di Final Fantasy XVI, sto parlando di Echoes of the Fallen, quindi possiamo continuare. Ringrazio anche Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato anche un codice del pass espansione di Final Fantasy XVI. Ovviamente, ripeto, qui siamo sul primo DLC su Echoes of the Fallen, quindi attenzione agli spoiler. Un ringraziamento anche a tutto lo staff di Square Enix, a tutti gli iscritti che mi seguono, ma anche chi magari non mi segue però passa qui sul mio canale per dare un po' di supporto. Grazie di cuore a tutti. Quindi possiamo continuare, ma attenzione agli spoiler. Via, siamo pronti. Abbiamo equipaggiato nel gameplay precedente la mia nuova spada, che fa, credo che farà un po' di danno, credo che farà la differenza. Staremo a vedere ragazzi. Da che parte si va qui? Da che parte si va? Dobbiamo andare di qui oppure lì? Non ricordo sinceramente. O siamo venuti da qui ragazzi? Diamo un'occhiata. Eh no, dobbiamo andare qui allora. Eh sì, perché abbiamo sia la porta che... Perfetto ragazzi. Vediamo un po' qui cosa succede. Registro di sviluppo 680925. Test del reattore di idrogeno riuscito. Unità di cristalli di grado 3C prodotte. In futuro tutti i semi prodotti a partire da materia inorganica saranno sostituiti con esemplari organici artificiali. Bene. Campioni organici trasformavano esseri viventi in cristalli. Ed ecco quindi cos'era successo, ragazzi. Ed ecco cos'era successo. Comunque il finale, io sono ancora molto infranto, ragazzi, perché è un finale veramente di una tristezza unica. Comunque adesso andiamo avanti. Li butteremo giù? Voglio ben sperare che sia così, sì. Voglio ben sperare, anche perché non ho molte pozioni, quindi voglio ben sperare che quest'arma, questa nuova spada, faccia il suo dovere. Sembrerebbe che vada molto bene, ragazzi, quindi su questo punto di vista ci siamo, insomma, ci siamo. Ah, abbiamo anche degli scorpioni qui. Molto molto bene, molto molto bene. Fantastico, fantastico. Veramente molto bene ragazzi. Comunque la spada è veramente potente, sì. Sono sincero, è potente. Aumento di livello, attenzione. Livello 48. Livello 48 inaspettato, ma ottimo, sono contento di questo. Sono contento, però magari un ripristino di tutte le pozioni non sarebbe stato malvagio, però va bene ugualmente. Va ugualmente bene, non è un problema. Qui bisogna fare attenzione, ragazzi, perché è un bel casino, sono sincero. È realmente un bel casino e staremo a vedere, ma abbiamo un bel casino da tenere sotto controllo. Vediamo un attimino. Ah, è vero, contro i goblin. No, non li fa usare i poteri? Ah, no, li fa usare, sì, ok. Fantastico, ragazzi. Vabbè, ora siamo saliti anche di livello. Una leggera potenza in più, quindi ci siamo, insomma, ci siamo, Ci siamo. Direi che ci siamo, poi bisogna vedere. Poi bisognerà vedere, allora. Diamo un'occhiatina qui. Ed era quello che prevedevo, ragazzi, che sarebbe successo. Immaginavo che, lo so, ragazzi, ma
era molto prevedibile che sarebbe successo questo, quindi bisognava metterlo in conto, quindi stiamo tranquilli. Spero che andrà tutto bene qui, perché comunque ne arrivano. Sono anche un po' potenti al punto giusto. Sì, ecco, questo qui diciamo che si fa un po' valere, si fa un po' valere, però ovviamente con la spada che ho ottenuto il suo danno comunque lo fa, il suo danno comunque credo che lo sta dimostrando. È un'arma molto efficace, quindi sono contento di questo, però è anche vero che vediamo un attimino qui, perché la situazione sta prendendo un po' di mano, sta prendendo abbastanza di mano, ma credo che dopo questo boss sconfitto non so se ne avremo altri. Speriamo che si concluda qui, perché giustamente spero si concluda qui, ragazzi. Spero letteralmente che si concluda qui. Vediamo un po'. Ok. Ci siamo, non è un problema. Sto notando che sto ottenendo degli oggetti. Forse, non so se sono per la creazione, ma comunque sono di colore giallo. Quindi, essendo che sono di colore giallo, dovrebbero essere abbastanza. Sono abbastanza importanti. Comunque, andiamo avanti. Dobbiamo ancora. Credo salire abbastanza, sì. Ai ai ai, e questo? No, vabbè, ragazzi, non è possibile. Ne abbiamo un altro. Ma io ho poche pozioni. Vabbè, vediamo un po'. Siamo di un pari livello, ragazzi. Livello 48, ma sì, la variante che vola, ma ho poche pozioni. Questo è il problemino che mi sorge. Comunque, dai, proveremo ad affrontare la battaglia. Vediamo, cerchiamo un po' di capire come farlo vacillare, come mandarlo giù e così via, insomma. Comunque non dobbiamo tirarci indietro con la battaglia, perché non esiste che mi tirerò indietro, quindi lo scontro bisogna affrontarlo. Poi vedremo nel modo come andranno le cose, insomma. Spero che vadano bene, poi vediamo. Bisogna tenere tutto sotto controllo, ragazzi. Bisogna tenere tutto sotto controllo. Eh sì, bisogna tenere tutto, ragazzi. Vediamo un attimino. Mamma mia, però qui. Però, ragazzi, sì, alla fine secondo me quello che mi verrò penalizzato dal fattore che non ho molte pozioni. Poi Vai, lo so, ragazzi, il vacillamento c'è. Il problema però è soltanto uno: che siamo molto distanti dal distruggerlo completamente. Comunque vedremo come, in che modo andrà la battaglia, ragazzi. Sono sincero, è tosta, ragazzi. Però vediamo, dai. Magari riproveremo la battaglia con più pozioni e così via, e sicuramente avremo la meglio. Sicuramente avremo la meglio qui, Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Mamma, ragazzi, così non va bene. Vabbè, riproviamo, dai. Non eravamo al massimo del livello, nel senso, avevo poche pozioni, quindi
era molto prevedibile che la battaglia era abbastanza complessa sotto quel punto di vista. Questa variante possa addirittura volare. Sì, questa variante può volare, ma questo non impedisce che dobbiamo distruggerlo. Non è che bisogna farsi spaventare perché lui vola. È una variante che comunque va in volo e giustamente può creare qualche problemino, ma per il resto la possiamo tranquillamente affrontare. Poi vedremo, insomma. Poi staremo a vedere. Non è un problema questo, eh. Magari adesso possiamo farcela. Prima era un po' più... Adesso possiamo farcela, ragazzi. Vediamo un po'. Vediamo. Tanto faremo tutto. Tra un po' dovrebbe vacillare. Voglio ben sperare che sia così, perché sinceramente perdere un'altra volta contro questo contro questa specie di boss non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso, ragazzi, dal mio punto di vista. Poi staremo a vedere, perché comunque la battaglia ha il suo fascino, ma anche la sua difficoltà. E beh, è arrivato al vacillamento, via. È arrivato al vacillamento. Speriamo che... Io credo che possiamo farcela. Poi credo, ragazzi, non ho detto che sarà sicuro che riusciremo ad affrontare la battaglia nel miglior dei modi, nel buttarlo giù, eh. Proviamo. Proviamo. Alla fine la potenza, comunque un po' di potenza c'è qui, quindi siamo di un pari livello, ce la possiamo, credo, quasi giocare. Poi lo scopriremo man mano che la battaglia proseguirà, spero nel miglior dei modi. Speriamo bene, vediamo un po'. Vabbè, allora è tosta, ragazzi, è tosta, perché è tosta qui, eh. No, non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo minimamente con la battaglia qui, assolutamente no. No, non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo, ragazzi, no. Non ci siamo affatto. Vai, proviamo, eh. Più che proviamo, riproviamo, perché deve essere così, insomma. Deve essere... Vai, teniamo premuto, vediamo. Vai. È questo l'attacco che cercavo di fare, ma che comunque non entrava a segno, quindi... Che sia la volta buona che lo butto giù, ragazzi? Non lo so, non lo so, sinceramente... La questione qui si sta facendo molto grigia, però vediamo, eh. Ci siamo quasi, quindi... Ci siamo... Vai. No, ce l'abbiamo fatta. Se adesso vacilla... è fatta, ragazzi, vai. Lo so, è stata tosta, però. È stata tosta. Non è stato semplice. Poi per 5.750 punti. Esperienza, vabbè. Aumenta del 20% i danni di volontà inflitti da buona parte degli attacchi aerei. Inoltre aumenta da 2 a 3 o 6 con l'abilità... È qui che si ottiene molto... Questo siamo a 2. È molto. Sì, siamo a 2. Sì, ma 2 di quanti? Due di quanti? Erano determinati a nascondere le loro attività. Due di quanti? Lo so. Bella questa domanda. Non lo so. Non so quanti ne possono essere, quindi realmente non lo so, ragazzi. Diamo un'occhiata qui intorno. Vabbè, qui non abbiamo nulla, è inutile andare fino lì giù. Anche qui non abbiamo nulla, quindi si sale o si scende? Si sale. Beh, sì. È troppo facile. Se la torre ha il controllo, perché non disattiva il montacarichi? Cosa vorresti dire, Joshua? Che ci sta guidando. Eh sì.
vuole che arriviamo lì. Vuole che arriviamo in quel punto, ragazzi. Accidenti, c'è un'intera flotta. Chissà se qualcuna è ancora in grado di volare. Mid pagherebbe per vederle. Chiunque pagherebbe per vederle. Ma noi siamo qui, le possiamo vedere gratis. Quindi senza... Ecco, ho già visto che qui abbiamo qualcosa da raccogliere, quindi sarà sicuramente una pozione potente. Siamo su quel, su quella cosa, credo, eh. Pozione potente qui. Nulla. Veramente nulla, ragazzi. Perfetto, andiamo qui allora. Anche perché è l'unica strada che possiamo percorrere, quindi... E vedo già dei mostriciattoli in volo. Molto molto interessante. Molto molto interessante. Via. Speriamo che vada bene qui, ragazzi, perché la questione, la questione si fa veramente, vabbè, non dico complessa, però con alcuni boss diciamo che è un po' complessa. Non è sempre tutto semplice, insomma, eh. Non è sempre tutto semplice. Eh no. Eh no. Vai. Spadroneggia tutto. Dove andiamo? Credo di qui. Allora, qui sicuramente, perché abbiamo un forziere, quindi qui andiamo sicuramente, non è un problema. Bracciali dei decaduti. Vediamo. Non so se sia il caso di cambiare, ragazzi. Sinceramente sono un po' combattuto sulla questione. Per il momento ne farò a meno. Per il momento, perché comunque mi abbassa di molto la vitalità. E questa cosa... Vedete? Purtroppo... Vedete, ragazzi? Abbassano i punti vita e... Sì, inserisce un po' di difesa, però... Non sono certo che sia la mossa giusta, quindi per adesso resteremo così. Più avanti vedremo. Per adesso va bene in questo modo. Dal mio punto di vista, poi... Poi... Andiamo dritto per dritto. Prima, ma io credo, ecco qui, all'interno dell'hangar. Attivazione unità Aegis. Ci osservano. Immaginavo, lo so, ragazzi, ma era normale. Era tutto sotto controllo che andava così. Ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Era molto prevedibile. Era molto prevedibile, sì. Non mi sorprende nulla, se devo essere sincero. Se devo essere sincero, non mi sorprende nulla. Anche perché devono creare un po' di difficoltà, no? Ragazzi, dai, fate i bravi. Devono creare un po' di difficoltà. Giustamente, giustamente. Muori, sì, è certo. Vediamo un po'. Benissimo. Altri nemici in avvicinamento. Anche questo era tutto scritto, non è... Tranquilli, ragazzi, anche questo era tutto scritto, non è un problema. Sono un po' grossi questi, questi da buttare giù, ragazzi. Ci faranno penare le pene dell'inferno, Ve lo metto anche per iscritto, non è un problema, non è assolutamente un problema. Lo metto anche per iscritto che non mi basteranno le mie pozioni e neanche le mie preghiere al riguardo. Mamma mia, qui, ragazzi, sono violentissimi, colpiscono con una violenza veramente disumana. Disumana. F-
fantastico, proprio è bellissimo, ragazzi. Il gioco è bellissimo. Bello, bello, bello. Ah, abbiamo ripreso una pozione dove? Come? Quando? Ah, ok. Speriamo di buttarlo giù, perché sinceramente speriamo di buttarlo giù, ragazzi. Beh, ce l'abbiamo fatta. 23.000 punti esperienza. Ragazzi, qui la questione si fa molto interessante. Molto interessante. Ma sto andando dal verso giusto, sinceramente? Ho qualche dubbio. Vediamo. No, non è il verso giusto. Il verso giusto è lì giù, ragazzi. Vabbè, dai, rifaremo una camminatina a piedi, che tanto fa bene. È molto salutare. Sì, rifare un po' di strada comunque va comunque bene in questo modo. Tanto poi il gioco è bellissimo, quindi... Forziere, cosa mi dai? Una nuova spada molto potente. Non esageriamo. Vediamo un po' cosa ho... avrò ottenuto, vediamo un po' qui, Allora, riduci i tempi di ricarica. Aumenta il potenziale di recupero. Ok, si subiscono danni. Vabbè, per il momento non sono sicuro di cosa devo equipaggiare, quindi andiamo avanti così per il momento ancora. Poi vedremo. Non ditemi un altro boss, ragazzi, perché non è il momento di affrontarlo, Non è il momento adesso. Non lo è. Trasferimento del prototipo guardia AM2 al silo Stasi Ovest. Speriamo solo che quei suoi cristalli siano inutili come tutti gli altri. Allora, Clive, adesso qui la situazione andrà molto male, perché siamo senza pozioni. Quindi dove vogliamo andare? Non abbiamo grandi probabilità di sconfiggerlo, purtroppo. Quindi? Quindi vedremo. Vedremo. Come può essere possibile? Meglio non pensarci troppo. Ecco, meglio non pensarci troppo. Anzi, meglio non pensarci per nulla. Dal mio punto di vista, quindi. Dal mio punto di vista, non pensiamoci e basta. Anche se poi bisogna pensarci, perché se non verrà sconfitto non si può proseguire, quindi. Dobbiamo pensarci, ragazzi. Ebbene sì, ebbene sì. Fallito. Lo sapevo che fallivo e non è un problema, ragazzi, ma lo sapevo, era prevedibile, ma lo sapevate anche voi. Con zero pozioni, dove devo arrivare? Senza pozioni non si va da nessuna parte, non si va veramente da nessuna parte. Dove andiamo? Dove andiamo? Non si va, non si può, non si deve, non si deve. Mamma mia, vediamo un po'. Cosa facciamo, ragazzi? Cosa facciamo? Vabbè, vediamo un po', dai. Vediamo, ma è tosta ugualmente, non è che... Vediamo un po', lo so, speriamo bene. Qui, ragazzi, per farlo vacillare ci vorrà veramente... ci vorrà... Non so, ragazzi, ma ci vorrà veramente una pazienza veramente non molto leggera per farlo solo vacillare. Poi vedremo il resto, Poi vedremo il resto. Cerchiamo di capire comunque dove attaccare. Vabbè, dobbiamo attaccare lui, giustamente. Però togliamo poca vitalità in questo caso, In questo caso... Vediamo un po'. Mi sono comportato abbastanza bene da
da super esperto, insomma. Ho fatto il super esperto, ragazzi, giustamente, ma giustamente. Vediamo un po' qui. Via. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia qui. Proviamo così. Ok, è tosta, raga. No, via, allontanati, Clive. Non mi ascolti mai, non mi ascolti, Clive. Non mi ascolti, inutile. Anche se do i comandi, non mi ascolta ugualmente. No, no, ragazzi, non c'è verso, veramente non c'è verso qui, Non abbiamo verso di fargli fare quello. No, vabbè, sto scherzando. Sto letteralmente scherzando, tranquilli. Credo che se riuscirò ad affrontare questa battaglia, poi possiamo chiudere il gameplay, ragazzi. Credo che possiamo chiuderlo poi, perché dopo una battaglia del genere, insomma, bisogna stare un po' cauti. Bisogna riprendere un po' di respiro, diciamo. E beh, giustamente. È arrivato al vacillamento, che per me, giustamente, ragazzi, è una gran soddisfazione. Vediamo se riusciremo a fare anche meglio, quindi vediamo se riuscirò a fare anche meglio, anche se è tosta, ragazzi, è veramente tosta. Però qui abbiamo qui si è aggiunto il laser, giustamente. Deve diventare sempre più balordo, vabbè, ragazzi, ma cosa vi aspettavate? È giusto che sia così. La difficoltà deve esserci ad un certo punto di vista, quindi. Mamma mia, però qui. Mamma mia. Vabbè. Andiamo in volo. Ma quanti ne arrivano? No, vabbè, sono pazzi. Sono pazzi, ragazzi. È pazzo come boss questo, è pazzo. È completamente pazzo, sì. Sono convinto che sia completamente pazzo. Sono convinto che sia completamente pazzo. Io sono convinto di questo, non è che ho qualche dubbio, ci mancherebbe, ragazzi. Zero dubbi al riguardo. Zero dubbi. Dimmi che vai giù, ti prego. Devi andare giù. Mi stai infastidendo, stai qui da 2 ore. Mamma mia. Non so come finirà qui la battaglia, ragazzi. Io non lo so, sono abbastanza sincero sulla questione, ma non so come può finire, quindi. Da una parte sembrerebbe che siamo abbastanza competitivi, mentre dall'altra dico mi dico, ce la possiamo fare? Bah, ci proveremo sicuramente, poi vediamo il resto. Ok. Via. Ma dai. Non ditemi che devo rifare dall'inizio, ragazzi, perché poi diventa stressante. Diventa veramente stressante. Ditemi almeno dalla metà dello scontro. Un po' più della metà, ragazzi. Vabbè, me ne farò una ragione. Ve la farete anche voi, giustamente. Una ragione, no? Ce la faremo un po' tutti. Una ragione. Speriamo. Speriamo. Speriamo.
Via. No, no, qui dobbiamo fuggire, secondo me. Ok. Poi ne resta uno e possiamo colpire. Ok, ho capito già. Ho capito cosa bisogna fare. Poi scopriremo il resto man mano che andiamo avanti. Tranquilli. Tranquilli che in qualche modo faremo questo ed altro, eh. Voi state tranquilli. Mamma mia, però. Ma non credo che con un colpo solo lì mi butta giù di nuovo. Non voglio credere a quello che ho visto. Mamma mia, però. Mamma mia. Mamma mia, vabbè. Ok, il capo dovrebbe essere quello lì giù, eh. Dovrebbe essere lui. Senza se e senza ma. Vediamo. Insomma. Vado, ragazzi, vado, eh. Io vado, poi voi fate. Via, facciamo un po'. Saltiamo. Sembra una giostra qui. Vabbè, siamo su una giostra. No. Wow. L'ho vista brutta lì, ragazzi. L'ho vista veramente brutta, eh. No, no, lì l'ho vista veramente brutta, ragazzi. Non so voi, ma l'ho vista male. Molto, molto male. Via, allontaniamoci, allontaniamoci. Vai, Clive. Qui dobbiamo evitare. Dobbiamo solo evitare per poi andare dal capo qui. Sapevo che era così, non era un problema. Non era un problema, ragazzi. Assolutamente non lo era, quindi... Va bene, va bene, va molto bene, tranquilli. Sì, ma tutti questi laser non vanno benissimo, eh. Non vanno bene affatto, ragazzi, eh no. Non vanno bene affatto, ma vuoi cedere magari? Vuoi andare giù? Un senso di vacillamento. Via, allontaniamoci, allontaniamoci. Che battaglia però qui, eh. Una battaglia completamente fuori di testa e andando avanti le cose possono solo peggiorare dal mio punto di vista. Poi vedremo. Dal mio punto di vista può solo peggiorare, poi vediamo, eh. Poi vediamo. Vediamo. Sì, però così non possiamo. Vai adesso. Con il vacillamento, ragazzi, siamo nel punto giusto, no? Allora a questo punto possiamo vincere, eh? A questo punto la battaglia ha un senso. A questo punto potrebbe avere un senso. Diciamo potrebbe. Ecco qui di nuovo. Se passo questa è fatta, ragazzi. Se passo questa è fatta. Se passo questa è fatta. Wow, è fatta. Abbiamo vinto la battaglia, ragazzi. Ve lo posso annunciare. Vabbè, tranquillamente annunciare. Non saprei, ma sì. Vi do questa dritta che la battaglia possiamo affrontarla. Possiamo vincerla. Mamma mia, però che bordello. Mamma mia, però che bordello qui. Una battaglia quasi estrema, ma comunque molto molto appagante sotto questo punto di vista, eh. Sotto questo punto di vista molto molto appagante, ma adesso basta. Adesso basta, devi smetterla perché stai, dal mio punto di vista, un po' esagerando, eh. Io toglierei anche un po', stai esagerando. Wow.
Quanti punti esperienza? Vabbè. Neanche commento, ragazzi. Resto in silenzio. Allora, usato per la creazione. Resto in silenzio, che forse è meglio. Interrotto. Riconnessione. Immagina un'intera guerra combattuta con queste cose. La quantità di etere necessaria ad animarle doveva essere inconcepibile. Non mi stupisce che stessero cercando di creare dei propri cristalli. Connessione negata. Livello di minaccia aumentato. Sembra che ci stiano rivalutando. Magari ora si aprono tutte le altre gabbie. Non sfidare la sorte, Joshua. Perdonami. Magari non si aprono? Diciamo che non è che loro ci stanno rivalutando. Loro vogliono farci arrivare dove dobbiamo arrivare, dove vogliono che arriviamo. Allora, ragazzi, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda questa prima espansione, questo primo DLC di Final Fantasy XVI. Quindi sto parlando di Echoes of the Fallen, quindi il tutto in collaborazione su Final Fantasy XVI, in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi dato la possibilità di portare sia il gioco base di Final Fantasy XVI e sia il pass espansione con entrambi i DLC. Ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato sia un codice di Final Fantasy XVI in versione, giustamente, il gioco base, più il pass espansione. Quindi andremo avanti con questo primo DLC, ma poi continueremo anche con il secondo. Quindi grazie ancora a tutto lo staff di Playon Italia, grazie ancora a Josafat di Playon Italia, grazie a tutto il team e lo staff di Square Enix, tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che comunque mi seguono qui sul mio canale YouTube, grazie di cuore a tutti. Vi chiedo una piccola gentilezza, magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale. Grazie di cuore a tutti. Si prosegue molto molto presto, perché sono sempre più curioso. Grazie ragazzi e alla prossima.